bella questa, l'ho aspettata. Dai, Mirko, Mirko, continua. Sì, sì, fanno un'altra. Ehi, ragazzi, è da un'ora che vi racconto le barzellette. Adesso fatene una voi. Ma lo sai che noi non le sappiamo raccontare. E dai, non farti pregare. E va bene. La sapete l'ultima dei carabinieri? Ma ci avevi detto che ti erano esaurite quelle dei carabinieri. Sì, infatti, questa è nuova. E dai, raccontacela. E va bene. Allora, dovete sapere che in un paesino sperduto nel centro della Sicilia, fatto da solo 10 case, proprio sulla punta di una montagna, esiste una caserma dei carabinieri. E allora? Beh, di cui per tutti i giorni e per tutto il giorno si grattano le palle. Perché? Stai zitto, Roberto! Dai, Mirko, continua. Perché non succede mai un cazzo. Immaginate un paesino così piccolo. E continua. Beh, una mattina il maresciallo fa male, chiama l'appuntato Saitta e le dice: appuntato, appuntato Saitta. Minchia, mi sono rotto le palle. Che merda di paese. Ma proprio qui devo andare a finire, con tanti posti che ci sono. Non succede mai niente, un omicidio, niente di niente. Ma meno male che mi sono portato la televisione, almeno. Appuntato Saitta! Appuntato Saitta! Sì, maresciallo, arrivo. Comandi, maresciallo. Ha chiamato qualcuno? No, maresciallo, nessuno. E non faccia quella faccia, su. Non ci si mette anche lei. Cos'ha la mia faccia, maresciallo? È deprimente. Su, su, stia su. Sì, maresciallo. Guardi questo telefono. Ci sono le ragnatele. Certo, non lo tocca nessuno. Scusami, Saitta, non volevo offenderti. Ma sai, qui le cose... Lo so, maresciallo, lo capisco. Il tempo qui non passa mai. Maresciallo, ma perché non si cerca qualcosa da fare? E che cosa? Qualcosa così, non lo so, saprei. Ho la televisione, ma mi ha stufato. Potrebbe leggere, ad esempio, dei libri. Ah, mi hai dato una buona idea, sai. Il giornale. Così almeno sapremo qualcosa. Quello che succede in altri posti. Ma lascia. Ma qui non esiste la edicola. Meglio i libri. No, no, il giornale. Fai una cosa, prendi la macchina di servizio e mi vai a comprare il giornale. Ma maresciallo, l'edicola più vicina si trova a 30 chilometri. E beh, c'hai da fare tu? No. Allora vallo a comprare. Hai ordine, maresciallo. Scassamento. Cos'hai detto? Cos'hai detto, Saitta? Niente, niente, maresciallo, vado. Vai, vai. Buongiorno. Appuntato Saitta, buongiorno. Buongiorno, appuntato Saitta. Come mai fuori? Dove va? E dove vado? A me mi deve seccare la lingua. E perché, appuntato? Cos'è successo? È successo che io devo parlare di meno. Sì, così guadagno di più. Ma no, cosa dici, appuntato? Lei è la persona più anziana di questa caserma e ha diritto di parlare per primo e tutto quello che deve dire lo deve dire, tranquillo. Fra un po' va anche in pensione. Lo so, lo so. Posso sapere, appuntato? Devo scendere giù in città. In città?
E perché? Perché io le ho consigliato un maresciallo come fare per far passare il tempo. E come? A leggere il giornale. Tutto qui? E le sembra poco? Adesso tutte le mattine devo andare in città e a comprare il giornale per lui. 60 chilometri, tutti i giorni. Con quella strada pessima. Minchia, ha ragione, appuntato. Si è condannato da solo. Ai ai ai, ci ride. L'hai capito adesso? Eh sì. Ma sai, io avrei un'idea. Un'idea? Me la dica. E invece di comprare un solo giornale, ne compri 10. Così almeno per 10 giorni non farà tutta quella strada. E non solo, ha il vantaggio di avere 2 ore libere per poter fare tutto quello che le piace. Minchia, non ci avevo pensato. Sai che mi hai dato una buona idea? Buonissima idea. Grazie, puntato. Mi sei stato d'aiuto. Beh, quanti puoi aiutare un amico? Grazie, grazie. Arrivederci. Arrivederci, appuntato. E stia attento su quelle strade. Certo che l'appuntato Mangiafico ha avuto una bella idea, eh? Che menta quel ragazzo. Ma io, come ho fatto a non pensarci prima? Che cazzo, certo non ho l'intelligenza come lui, lui sì che farà strada. Però il maresciallo, anche lui non è che scherza. Nonostante mi vede camminare con fatica e farmi vedere fisicamente giù a terra, non ha boccato questo stronzo. Ma sarà anche perché loro hanno studiato. Io che ho studiato la quinta elementare. È meglio che mi sto zitto e vado a comprare i giornali. Vai, Saitta. Tanto. Altri 4 mesi e poi andiamo in pensione. Ciao, ciao, ciao a tutti. Eccoci arrivati, finalmente. Buongiorno. Appuntato, buongiorno. Prego. Mi dà 10 giornali? 10 giornali? E ci deve fare? Me ne servono 10. Sì, appuntato, faccio lei stesso. Faccio io? Faccio da me? Sì, sì. Cosa pago? 10 euro, appuntato. Ecco lei. Buongiorno. Arrivederci, appuntato. Eccoti il giornale, signor maresciallo. Sembra gli ordini, signor testa di cazzo. Minchia, ma come guida quello? Ehi, ehi, mi stai venendo addosso! Ehi! Divertiti, divertiti. Tanto lo so chi sei, ti conosco. E ti ho memorizzato. Dopo ti aggiusto io, vedrai, vedrai. Messo? Avanti, è aperto. Ecco il giornale, siamo maresciallo. Grazie, appuntato. Desidera altro, maresciallo? No, zitto, puoi andare. Sempre a sua disposizione, maresciallo. Cosa hai detto, zitto? Niente, niente, maresciallo. E allora? È finita così? Non è ancora finita.
Questa storia del giornale continua ogni giorno. E beh, finché il quinto giorno il maresciallo fa male, dopo aver letto il solito giornale, che poi è sempre lo stesso quotidiano, chiama l'appuntato Saitta e le dice: ma roba da matti, le cose che succedono in questo paese. Appuntato Saitta. Sì, maresciallo, arrivo. Minchia, se n'è accorto. E ora cosa le dico? Permesso? Avanti, avanti, Saitta. E comandi, maresciallo. Saitta, ma lei le legge i giornali? Non sempre, maresciallo, perché? Succedono cose assurde in questo paese. Cos'è successo, maresciallo? Guarda questo articolo. Andiamo. Si può essere più imbecille di così? C'è un automobilista che immancabilmente, tutti i giorni, anche alla stessa ora, sbatte contro lo stesso palo della luce. Poverino! Bello questo, non si tratta.